14 settembre 2000, intervistato Francesco Marchettilli, intervistatrice Vera Michelin Salomon. Francesco, incominciamo con una domanda su dove sei nato, quando e in che parte di Roma abitavi, quando ti hanno arrestato, se mai. Allora, 12 a Roma, nato a Roma, Trastevere, 12-8-926, e quando sono stato arrestato abitavo in Trastevere, a Piazza Impiccinula, perché Sei stato arrestato per quale motivo? l'ambiente in quel periodo, c'era il coprifuoco, se ricordo, se ricorda signora, e noi tra Trastevere e Testaccio eravamo dei ragazzi, io fra cui provenivo dall'ottava cellula di via dell'Atleta Cellula inteso come comunista organizzazione del Partito del Comunista Partito Comunista. Italiano clandestino Sì, allora. era E un l'ottava cellula riuniva i quartieri di Testaccio e Trastevere insieme. No, non lo so, Non lo so, non so importa. solamente che io facevo parte dell'ottava cellula, via della Tele. E contemporaneamente c'erano anche dei ragazzi come me che abitavano lì a Testaccio. Tant'è vero che noi uscivamo col coprifuoco. Quando c'era il coprifuoco, dalle 5 alle 7, noi uscivamo di notte col coprifuoco. Allora, spesso e volentieri, io no, non dormivo a casa mia, dormivo a casa a Testaccio di uno di questi amici che una volta con un notte insieme, in 3, in 4, in 5, andavamo a far danni, Ecco, capito? voi uscivate col coprifuoco per fare sabotaggio, Sabotaggio tutto mettevate anche chiodi a tre quello. punte, che No, tipo di sabotaggio facevate? facciamo gli odi e poi c'era sulle macchine. Cioè di prendere più macchine possibili militari ai Sì, tedeschi, perché Radio Londra, rubavate le automobili ai tedeschi. automobili, camion. Una volta è capitato un camion, un'altra volta una macchina della Todd, non so se Sì, lo ricorda, era l'organizza la Todd, l'organizzazione. carica di tutto quanto e compagnia bella. Un'altra volta una macchina francese, tra proprio però da carica di roba di guerra, insomma, e tante altre. In quanti eravate a fare questo lavoro di lotta all'occupante In tedesco? macchina, per le macchine, il camion, eravamo 3-4. Ricordo che fu una notte, verso le 2 di notte, eravamo in 4, il camion. Nei pressi degli Austiense del mercato, c'era un mercato una notte lì. E invece quando andavamo a Roma eravamo in due, quello che c'era da fare, eravamo in due. Vi conoscevate? Avevate dei contatti con l'organizzazione? No, i contatti non l'avevamo. Noi ci conoscevamo per soprannome, e quando avevamo preso una macchina come il camion, li dovevamo lasciare in un vicolo di Trastevere, in un punto, e poi dopo loro li prendevano e noi non sapevamo dove stavano. Queste erano le regole della clandestinità. E in che modo allora? Tu lavoravi allora o No, non io lavoravi? ero studente, Eri studente. avevo studiato. Papà mio aveva barbigliato i tabacchi, però dopo i primi bombardamenti ha chiuso, ha venduto, non mi ricordo che ha fatto, e siamo andati a Belmonte, in Fuori Roma. Sabina. Poi l'8 settembre siamo ritornati a Roma, siamo ritornati. E così è cominciato. Come mai hai avuto i contatti clandestini? Perché Attraverso. papà mio era comunista sul serio, di quel tempo. Cioè io sono
Per me i comunisti, la politica erano il migliore, come si chiama, Togliatti, il sindacalista era Di Vittorio, Di Vittorio era il sindacalista, Nenni, Questo De dopo Gasperi, dopo la morte loro poi. la fine della guerra, Sì, perché in dopo, periodo clandestino naturalmente Togliatti sì, non era a questo è Roma per dopo la fine dopo la guerra. della guerra. E come ti hanno arrestato? Eravamo di mattina a Piazza Sant'Apostoli e tutte le vie limitrofe erano tutte occupate dall'armata tedesca e i ristoranti e le trattorie del luogo facevano da mangiare per loro. Abbiamo adocchiato una macchina tipo camioncino di quelle di loro, carica di armi e compagnia bella, siamo saliti sopra, non è partita. Non è partita, non è partita. Allora, sono finiti fuori, gli ho detto, siamo scappati, hanno cominciato a sparare. Un amico mio l'hanno subito preso, io ho proseguito di fronte alla prefettura, c'è una strada che costeggia la prefettura, che gira là intorno, e lì c'era un albergo che era requisito dalla PAI, Polizia Africa Italiana. Mi sono trovato davanti uno della PAI, un ufficiale con la pistola in mano e la sentinella con mitra, sono dovuto fermare. Sono sopraggiunti i tedeschi, via Dasso, da lì ho cominciato a prendere botte in tutti i tempi. Sei stato picchiato e interrogato a via Tasso? Picchiato subito appena, cioè nella guardiola del palazzo, che era tutto, palazzo tutto sequestrato. Grande come questa, messo in un angolo con le mani sulla destra, ognuno che passava, ognuno che entrava, ognuno che veniva, un'elmettata saputo, un'elmettata, calci, botte, poi io fermo e botte lì da tutti i vizi. In un'altra stanza c'era la pianta del palazzo, hanno preso tutti i dadi miei e mi hanno portato dentro una cella, una stanza come questa. Che non c'era nessun mobile, c'era solo la carta, per terra una pedana. La finestra era murata e sopra la porta dell'entrata avevano fatto una grada, avevano fatto tipo una finestra sopra la porta con la grada e lì entrava l'aria, insomma. C'era una lampadina che pendeva da cosa. Quante persone erano nella stanza? La stanza era vuota quando ci sono entrato io. La mattina hanno aperto la porta, era un tedesco che ha cominciato a parlare in tedesco, io non lo capivo, ha cominciato a inveire, ma che vuoi, ma chi ti capisce? Mi è venuto addosso, mi ha preso a calci, a calci, a calci, a tutte le vizie, non sapevo, botte e compagnia bella, che voleva lui, che ogni volta che apriva la porta, io mi dovevo alzare in piedi. Ha fatto capire a forza del botto. Ogni volta che sentivo aprire la porta, io da sdraiato per terra, mi dovevo alzare in piedi. E poi quanti giorni sei rimasto a via 14. Tasso? Sempre da solo in una No, stanza? dopo mi hanno buttato dentro, mi hanno scaraventato una spia. Perché io bello che ragazzino, in stesso senso mi ha avvertito che questo chiacchierava troppo, diceva un sacco di cose, io qua, io là, tu cacato, come, perché mi ha testato qui, capato là, ha messo qui, io ho capito che non era una persona, era una spia, insomma. Infatti dopo 2 o 3 giorni l'hanno riportata via. Mi ricordo che parlavo, che siccome la stanza dove stavo io era alla fine di un corridoio, io alla fine del corridoio la stanza mia era la destra, di fronte ce n'era un'altra, no, di fronte, a sinistra ce n'era un'altra, eravamo di fronte, e davanti ce n'era un'altra ancora. E noi parlavamo, e io parlavo pure con qualche donna che non ho visto mai, non sono potuto mai arrampicare, solo se parlavamo così. Il giorno dell'arresto? 7 febbraio 1944. E sei rimasto a via Tasso 14 14 giorni. giorni, poi ti hanno portato? Aspetti, aspetti. Ah sì, In scusa. uno di questi giorni è venuto il tedesco,
mi ha detto di seguirlo. Innanzitutto venivano la mattina, l'accompagnavano al bagno, poi li riportavano nella cella e basta. A mezzogiorno veniva il vitto da Regina Coeli, lo sgombarello di minestra, in Trugli, con due pagnottine piccole piccole, del pane che non era cotto bene, era tutta mollica, flaccida, accompagnava bene. Un giorno è venuto il tedesco, uno dei tedeschi, mi ha detto, ma Saus fuori, ho fatto capire che dovevo andare presto a lui. Non mi ricordo a che piano, come, a un certo momento mi sono incontrato in un corridoio con due tedeschi che in mezzo avevano uno come noi, vestito in italiano, era stato, non so che era. Lo trascinavano Carponi, la testa ce l'aveva reclinata, c'aveva la giacca. Le mani non mi ricordo se erano legate o no, ma il viso era tutto intriso di sangue che gli scendeva dal viso e gli colava sopra. Ecco. Mamma mia, dico. Vabbè. A un certo momento arriviamo davanti a una stanza, non mi ricordo quale piano, mi manda dentro, e dentro una stanza nuda con una sedia al centro e a destra c'erano, o a destra o a sinistra, adesso non mi ricordo, c'erano tutti i bastoni. Bastoni, e dentro c'era un tedesco, un tedescone, era un coso, un lottatore, un peso massimo, che so dire, con i pantaloni di cuoio, gli stivali, la canottiera, tutto l'oro di porca, aveva dei cosi di cuoio qui. Entro lì, c'era la sedia al centro, mi fa appoggiare le mani sopra la sedia. Mi fa segno, da quel momento che io ho poggiato le mani sopra la sedia, ho teso un gran colpo su di dietro e sono risvegliato dentro la cella. Stavo dentro la cella che non mi potevo muovere dal dolore, sdraiato sopra la pedana di legno, non so quanto ci sono stato dal dolore, non mi potevo, ma era tutto, magari non ho fratture niente, ma ero visto, ma aveva pissato come l'unto. Poi mi hanno portato, un'altra volta mi hanno chiamato, mi hanno portato in un'altra stanza, questa stanza era una stanza normale, un ufficio, c'erano i liquori, c'erano sigarette, c'erano la macchina da scrivere, era una stanza normale. Lì c'erano dei tedeschi e c'era anche un italiano che fungeva da interprete. E mi ha cominciato a domandare di bombe messe su, mi ricordo a Via Veneto, all'albergo, tutti i fatti che erano, sabotaggi che erano stati accaduti, di tutti i tipi, di tutte cose. E io non ne sapevo niente, io sapevo, io studente, gli americani, la dronda diceva che una macchina che veniva sottratta ai tedeschi, finita la guerra, ti rimaneva a te. La giustificazione è stata quella lì. Dopo non mi ricordo quanto tempo è durato questo interrogatorio, mi hanno fatto firmare questa dichiarazione, mi hanno riportato dentro, poi una mattina mi hanno portato a Via Lucullo. A Via Lucullo era il tribunale militare tedesco, c'era un grande salone, tavolino ovale con la bandiera sopra tedesca e i quadri di Hitler, Duce, Compagnia Bella, e lì ci hanno fatto il processo. Eri solo? No, c'era pure quell'amico mio. Ah, quello che è stato arrestato con te? Sì, però l'ho visto lì a quel momento, no? Da quando è successo il fatto, l'ho rivisto lì. È E lì si è svolto questo uscito processo. questo processo. Eravamo divisi da un avvocato, che io so dopo questo avvocato, io ho a casa ancora una lettera intestata dell'avvocato Ottone Vinatzer, che stava a Piazza Gola di Rienzo e avvisava i miei genitori che io ero stato condannato a 2 anni. C'era pure questo l'avvocato, è stato un tribunale in piena regola. Ti ricordi il giorno di questo processo? No, non No, me lo non importa, ricordo, non è fondamentale. purtroppo non me lo ricordo. Mi ricordo solo che ci è stato chiesto
se invece di scontare questa pena in campo di concentramento, di andare a lavorare in Germania. Noi ci siamo guardati a lavorare. Noi studenti, niente, campo di concentramento, senza sapere quello che era il campo di concentramento. Questo devo essere sincero, che ne sapevo quello che era il campo di concentramento. Poi ci hanno portato a Regina Coeli, cancelli, cancelli, apri e chiudi, cella 329. Cella 329, il bucchiolo, dei cimici, un pagliericcio per terra, era la sedia, la poltrona, da letto. Dormivamo la notte con i fessetti del giornale alle orecchie per le cimici che c'erano. Tutta la stanza era tappezzata di cimici morti, accecate con le cose, che uscivano da delle mensole che c'erano agli angoli di legno incassate, uscivano da lì, era pieno. Poi c'è stato. Quanti eravate in cella? Eravamo 4, 5, 6, 3, 2, 1, ogni tanto qualcuno spariva. E il fatto delle poste ardeatine. Innanzitutto io ricevevo il pacco da casa di mangiare. E lì non c'era nessuno, perché c'era Tonelli Natale di Frosinone, no, di Morricone. Lui era stato arrestato insieme alla nipote perché aveva ho sfidato i prigionieri inglesi che erano scappati l'8 settembre dai campi di concentramento lì di Farasabina, loro in un terreno che c'avevano, che era una casupola, c'avevano dei prigionieri, li portavano da mangiare. Poi una spiata dei fascisti hanno arrestato lui e la nipote. Poi c'era Pettorini Ambrogio di Fiorentino, padre di 8 figli, pecoraro, proprio pecoraro dentro la casa. Ha visto quando vanno i zampognari, quando vengono qui a Natale? Pettorino Ambrogio era qui. Che hai fatto? Niente. Ma com'è? Chi non ha fatto niente a nessuno? Non lo sa, perché gli passava un filo sul terreno suo, dove c'era il gregge, casa. Un filo che collegava le linee, non so che cosa, che di roba dei militari, ci pare che io andavo a tagliare il filo sopra a casa mia. Questa parte c'era ragione, e stava lì dentro. Poi c'era uno che lavorava con la Tot, andava insieme col tedesco. Il tedesco camion e requisiva la roba, l'italiano era l'autista. Andavano in giro per Roma e requisivano la roba. La roba, invece da portarla a caserma dove che requisivano, poi ce la vendevano. A un certo momento c'era il tedesco e c'era l'italiano che stava, tanto per dire, quelli, al momento delle poste ardeatine. Poste ardeatine, era l'una, le due di quel giorno che erano presi dentro la roba. Si sentiva un grande trambusto, porte aprire, chiudere, i piedi, il ballatoio che rimbombava dei pasti, da gente, come se uscissero tutti quanti, mamma mia. Invece noi sentivamo chiamare per nome, allora dico, oh, si chiamano uno di voi, dico, esco io, poi dopo io mi mando il pacco da mangiare, io scappo, sai, io dietro, io stavo sempre a camminare. Io stavo sempre a fare su e giù, sempre lì dentro, mesi lì dentro, dentro a sta stanzetta. Stavo sempre a fare su e giù, stavo proprio a morire. Alzo apre la porta, il tedesco con la listra, Pettorini Ambrogio. Pettorini Ambrogio fa un salto, tutto contento. Sta un salto, esce fuori, gli fa. Gli fa capire di prendere tutto quanto quello che c'era da prendere. C'avevano fatto lettone, umido, ancora bagnato, che non so come l'aveva, stava appoggiato lì su uno spago che attraversava la cella, quando uno doveva fare bisogno, si mettevano le coperte sopra sto spago, aprivamo il finestrone, tutti sotto la finestra. Vabbè. La notte
La notte si cominciano a sentire gli strilli delle madri, delle mogli che stavano giù al primo piano, figlio mio, marito mio, e noi non sapevamo niente. Quando la mattina è venuto il tedesco con compagni che venivano tutte le mattine a votare il bugiolo, quando si sono chinati per prendere il bugiolo, cioè quelli che hanno portato via ieri hanno ammazzato tutti. Silenzio. Dopo dentro l'itinerenza sentiva più un fiato. Dopo si è saputo, si è fatto di via la sella, che avevano fatto così, e che qua gente che mi ha dato, quelli che avevano portato via, quelli che erano usciti, l'hanno ammazzato di più. No, ma che Torino Ambrogio sta là. E questo dietro. Dopo un mese, aprono la cella, mi fanno il nome mio. Addio, dico così. Esco fuori, prendo questa roba, c'avevo pure niente, qualche cosa pure io. Allora, dal terzo braccio noi comunicavamo o col quinto o con l'ottavo, non mi ricordo che era il braccio che arrivava fino sulla strada, che comunicava come da qui per dire di fronte con le case. Allora, lì chiamavano. Da quell'altro, no dal terzo, da questo col quinto l'ottavo, chiamavano una signora che abitava la Devonta, la Sora Rosa, la Sora Duda, gli dicevano fate questo numero del telefono, ditegli da portare questo, che ci serve questo, e gli dissero che io già altre volte avevo telefonato, che mi portavano via, gli dissero, la mia madre, avvisarono che io lo portavano via, vabbè. Portati giù a piano terra c'erano tutti gli altri già che stavano giù e continuamente seguitavano anche a scendere. A un certo momento, ormai c'era più nessuno che dovevano portare via, questa interprete Elisabeth ci disse che tutti eravamo stati condannati, che dovevamo scontare una pena e questa pena la dovevamo scontare in campo di concentramento in Germania. E da contarci quanti eravamo, io mi ricordo 80 e 20 donne, proprio, mi è rimasto impresso per tante cose, 80 uomini e 20 donne. Ci hanno fatto uscire cancelli, 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 a Lungara, le scalette, appena io sono uscito fuori dalla scaletta, mia madre che lì in Lungotevere c'erano tutti i camion in fila. E avevano no transennato, c'era la SS, i tedeschi che non facevano passare niente e dietro c'era tutta la gente, tra cui c'era mia madre che aveva saputo che mi portavano via. Quando mia madre mi ha visto, mi ha chiamato, io ho detto mamma, mi sono risvegliato mentre al cambio che stavamo in viaggio e c'è una ferita che c'è ancora una c'è rimasta aperta una cicatrice qua. Stavo un braccio dentro a sto cambio che vabbè, mia madre mi ha visto andare via, colpito da sto tedesco, portato via a braccia sul camion e non ha saputo più niente fino alla fine della guerra, quando gli è arrivato un telegramma della Croce Rossa in cui diceva campo di concentramento gli Dachau, Marchettini di Francesco sta bene. E ce l'ho ancora questo, invia saluti, Monsignor Montini. Era allora vescovo di Milano e poi è diventato Papa. Lì hanno saputo che ero io. Dopo, quando sono ritornato, mi ha detto mia madre, mi pare che mio padre stava tutte le notti, non dormiva, stava sul balcone, che noi avevamo il balcone su Piazza Pescinola, ad aspettare che io ritornavo. Vabbè. Eri figlio unico? C'era una femmina, una sorella femmina. Poi dopo un anno, quando ho ritornato, ho trovato, mi hanno messo un braccio, una ragazzina che era nata dopo che io ero stato portato via e questa ragazzina aveva un difetto agli occhi. Gli occhi non stavano mai fermi. Se tu la guardavi, facevi un mal di testa, gli occhi sempre così. È cresciuta, Strampelli, uno dei più grandi oculisti, professori, cura, occhiali, compagnia mia, non c'è stata niente da fare, sta morta, povera.
E quella è da imputare che mia madre in quel periodo era stata interessante, era la chiesa che dopo che mi ha visto a me così andava via e compagnia bella. Il viaggio. Sì, racconta pure adesso allora il tuo viaggio per arrivare in Germania. Il viaggio si è svolto regolarmente, noi aspettavamo un bombardamento per scappare in massa, aspettavamo i partigiani. Con il cambio di notte ci hanno portato a Firenze, a Campo di Carne. A Campo di Carne ci hanno caricato su Forse Campo di Marte. Campo di Marte. Campo di Marte, la Campo di stazione di Marte, può Firenze, sì. darsi. Sì. Hanno messo sopra i vagoni ferroviari su un treno che andava lentamente, uno si poteva pure gettare al treno, lentamente ad ogni stazione si fermava, aggiungevano vagoni, vagoni, tutta roba che si portavano via da noi, che la portavano in Germania. Quando è stato ai confini abbiamo fatto dei bigliettini alla gente che ci stava lì sulle stazioni e li abbiamo buttati. E qualcuno con l'indirizzo di noi che ci stavano a porta via, e qualcuno credo che gli abbiano scritto qualche cartolina. Due parole su questo trasporto, su questo carro bestiame. Mi dicevi che aveva le porte, viaggiava con le porte aperte. Quanti eravate dentro? No, lo so. Erano donne e uomini insieme o le avevano No, divise? eravamo tutti uomini, eravamo perlomeno sul vagone dove stavo io. Forse che ci siano stati, ma non mi ricordo, guarda, tipo, non mi ricordo. E avevate qualcosa da mangiare che avete portato con voi? O vi hanno dato qualcosa da mangiare No, io non credo, e da bere? lì dal momento quando siamo usciti, che prima di andare via non ci hanno dato da mangiare, ce l'hanno data strada facendo. Poi, come ripeto, dico, quando si fermavano le stazioni per agganciare i vagoni che si portavano appresso, noi andavamo alle latrine, potevi rimanere pure dentro la latrina, il treno partiva. Invece, dalla latrina poi, ai gabinetti, io ho visto i gabinetti delle stazioni, andavamo ai gabinetti e ritornavamo sul treno. Ci aspettavamo la fuga in massa, insomma, tutti quanti, cosa che non è avvenuta. Siete arrivati? Monaco A Monaco di Baviera, di abbiamo Baviera. saputo che era Monaco e era a ferro e fuoco, c'era un bombardamento in atto. Lì siamo arrivati al campo di concentramento. No, il treno si è fermato a Monaco, stazione, e poi siete saliti su un camion. Come siete arrivati al campo di concentramento di No, Dachau? non mi ricordo se siamo arrivati direttamente dentro, no, dentro non ci poteva entrare. C'erano, mi sembra, i camion. Sì, se lei si ricorda, signore, con Sì, dei camion, da da Monaco. Monaco la stazione con i camion. Si ricorda che c'era il bombardamento, che. No. Questo non me lo ricordo del bombardamento, perché noi siamo, forse lì ci hanno divisi, forse hanno fatto due trasporti per Ah, ecco. Dachau. Comunque, arrivando a Dachau, Andiamo, ci hanno messo. di sera siete arrivati Sì, a di Dachau. notte, era di notte, ci hanno messo nel bagno. Come siete scesi dai camion? Se lo ricorda? No, so che ci hanno messo dentro questo grande bagno, che Docce. con le docce, che c'erano le docce. Poi a un certo momento noi stavamo alle finestre che si era fatto il giorno e vedevamo tutta gente vestita a righe, tutti stavano a singhiosini. Tutti vestiti a righe, tutti, ci veniva da ridere, ci hanno portato a Sing Sing. Dopo ci hanno fatto uscire fuori sulla piazza del campo di concentramento, abbiamo assistito all'Appellplatz, tutti scaglionati, tutti in fila, e poi c'era Mitze App, cioè Mitze App, c'avevano il cappello. A un comando, Mitze prendevano i cappelli, app, dopo che c'era stata la punta. Poi si scioglieva tutto, ognuno entrava in baracca, andava a lavorare, compagnia bella. A un certo momento ci hanno portato di fuori a noi e ci hanno intimato di spogliarci.
Noi ci siamo guardati, faceva freddo, insomma. In una baracca o sulla No, piazza? Sulla sulla piazza. piazza, e spogliarsi, perché era l'interprete, nudi, tutti nudi, 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 tutti, tutto le deriva. E noi a guardarsi, a spogliarsi, tutti nudi. A un certo momento tutta la roba che noi avevamo in un attimo è sparita. C'erano dei carri trainati da dei denudi, spinti da, c'erano delle corde ai bordi, alle sponde di questo camion, che caricavano tutta la roba che noi avevamo portato, l'orologio, le scarpe, tutto. E c'è rimasto niente, sparito tutto. È venuta una squadra di tosatori, di detenuti con delle quei forbici come quelle dei cavalli, dei pecore e compagnia bella, e ci hanno tosato per tutto il corpo, tutto, tutto, davanti, ieri, tutto e compagnia bella. Poi è venuta un'altra squadra con dei bidoni e con dei pennelloni come quelli di attaccare i manifesti. Quelli da colla, una cosa del genere. Pa, 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 sul viso, su, sotto, su, tutto, ci hanno pitturato tutto il corpo con questo liquido, con questo pennellone. Dopo un po', bruciore, da rotolarsi per terra, dal bruciore. Dopo, come un gregge, spinti un'altra volta dentro al bagno. Al bagno c'era l'acqua che scendeva giù, lì abbiamo il refrigerio. Che c'è di tutto quel bruciore, insomma, corridoio, una giacca, un paio di pantaloni, mutande, una camicia e il numero. Che numero avevi? Il 67.236, uno scudetto, triangolo rosso. triangolo rosso. Le giacche non erano fatte su misura. Prima che di metterci il numero e di metterci il triangolo, ce le siamo scambiate fra di noi. A me per dire mi era capitata grande, allora insomma, ci siamo vestiti e poi ci siamo messi a ridere. Ci guardavamo, ci veniva da ridere, tutti vestiti a ridere, a matricola, in questa cosa. Usciamo ai zoccoli di legno aperti a metà. Non la scarpa chiusa, legno con un pezzo sopra, piedi nudi, usciamo, attraversiamo il piazzale, il vialone, e lì c'erano i reclusi come noi, i detenuti, che sapevano che noi eravamo italiani, e un sacco di italiano ferfluchete, italiano maledetto. Italiano Scheisse, italiano Badoglio, italiano fascista, italiano qua, italiano da sotto, italiano da sopra. Erano i greci che ce l'avevano con noi, i francesi, la pugnalata nella schiena, i jugoslavi, insomma, ce l'avevano tutti con noi. Dicevi di questi insulti che hanno accolto gli italiani in mezzo ai prigionieri di tutte le nazionalità. Ah, una cosa, quando ci hanno tosato, posso parlare? Quando ci hanno tosato i capelli, hanno lasciato una strada al centro. Gli italiani e russi avevano la strada, era chiamata, la strada, una strada. Tutti tosati a zero, però al centro facevano una strada ancora come tipo corridoio, si vedeva questa strada, che noi eravamo gli italiani o eravamo russi. Poi, mangiare, la zuppa, la guardiamo, che schifo, mamma mia, chi è questa roba? Altri appena visto che noi non mangiavamo zuppa, comunque. La sera niente, la mattina niente, a mezzogiorno si ripresenta sto sgomarello dentro la gamella, gamella la chiamata, questo sgomarello di carote, rape, patate,
Niente, non abbiamo mangiato e l'altro la mangiamo. Dopo 2 giorni, il giorno appresso, a mezzogiorno, goccettino, pezzettino di patata, altro pezzettino, il terzo giorno abbiamo cominciato a mangiarla tutta quanta perché non c'era altro da mangiare. In questa baracca che ci avevano portato, non mi ricordo che numero era allora al momento, settimanalmente, quel gruppo nostro uscivano. Il martedì e il venerdì c'era l'uscita, la chiamata di questi che stavano lì con noi, che andavano fuori a lavorare. E io sono rimasto dentro. Dal giorno. Mi si Ti è... ricordi quanto tempo più o meno? No, non mi No. ricordo. Mi ricordo solo così. Sì. Magari avessi Oh, avuto il bello. cervello da potermi pure scrivere. Insomma. A un certo momento ho perso il filo del discorso. Vedevi Ah, che uscivano tutti a un certo punto, a un anche certo tu? momento i sovvenuti lì in baracca erano in tre che io non conoscevo, mi hanno chiamato, mi hanno dato un pacchetto e se ne sono andati via. Era un pacchetto da mangiare, roba da mangiare. Dopo ho saputo che erano, come non mi ricordo adesso il nome, Era un'organizzazione interna del campo, la Croce Rossa? No, no, Croce no, Rossa, no. erano un comitato Ah, interna internazionale del campo. del campo, La perché resistenza nel campo. lì, perché lì il campo andava avanti, la SS era sui bordi del campo, tutta intorno. Noi la vedevamo poco e niente, però c'era il capo baracca, la baracca che era divisa in 4 stube lì, e c'erano altri capi, e il capo di tutte le baracche, il blockhelter, nella cucina per dire, c'era il capo che era. Si chiamava Otto, il numero di era rosso, il numero era 70. Era una persona gentilissima, affabilissima, Era un capito? tedesco? Era tedesco, la cucina ce l'aveva a mano lui. A differenza invece di altre nazionalità, che tipo anche qualche italiano c'è stato, perché io mi ricordo alla fine, dopo che ci avevano liberato gli americani. Non so dopo quanti giorni, per piazzale del campo di concentramento si vedevano dei circoli, ogni circolo per dire tu aprivi i giornali, dentro c'erano 3, 4, 2, 5 o francesi o polacchi o jugoslavi che avevano lavorato dentro al campo di concentramento avendo delle cariche come capi baracca Erano capò. e capo, ma che erano stati, ma erano stati cattivi, Cattivi. peggio dei tedeschi, e questi furono linciati. Tornando alla tua storia del campo, quando hai cominciato poi a lavorare, hai lavorato dove? Dentro il campo, Fuori dal fuori? campo, alla Kabel Zelegum, non Cosa mi ricordo. facevate? Facevamo del materiale ferroso, per dire come i fili della luce ad alta tensione, erano dei pezzi che dovevamo togliere l'involucro e lasciare il metallo, portarlo al metallo naturale, c'era Era un tutto recupero di era materiale. un recupero del materiale. E io vicino a me avevo Mario Sbardella, che adesso me lo sono ricordato, non me lo sono ricordato, l'altra mi ha preso un momento, mi sono ricordato Mario, ma Sbardella no. E mi ricordo che quando io stavo alla Kabel Zelegum insieme con Mario, ci stavamo, perché c'erano anche i russi insieme con noi a lavorare, ci stavamo imparando il russo, ci stavamo imparando il russo. Io delle parole russe, come stai, come ti chiami, che ora è, grazie, buongiorno, buonasera, parolacce, le cose che ti appaiono, parolacce, in russo sono stato insieme con Mario. Poi
non mi ricordo come. Sono andato alla Messa Smith a lavorare. Alla Messa Smith. Alla Messa Smith, dentro al campo c'era un fabbricato tipo baracca, che non era baracca dove ci abitavamo, dove dormivamo la notte, ma era un laboratorio della Messa Smith. Che fabbricava? Facciamo dei pezzi contro un quadratino così, come una radio di un'automobile. E avevamo i componenti da saldare, da applicare lungo questo quadrato. E dopo che questo lavoro veniva finito, c'era l'Obermeister, che non era del campo di concentramento, era privato. Veniva da fuori a controllare noi che lavoravamo e le botte che dava pure questo qui, perché noi eravamo seduti, davanti avevamo qui il saldatore, le tenaglie, il giravite, le tronchesi, insomma, e compagnia bella, la pianta di questo lavoro che dovevamo fare, e mentre lavoravamo doveva stare tutto in fila. Tu prendevi il giravideo, non poteva stare così, poi prendevi un altro, no, doveva stare in fila, tutto in fila. Raccontavi della tua vita di lavoro, a che ora cominciavi, quante ore facevi di lavoro al giorno, Non mi ma ricordo. da quando veniva chiaro fino a sera? Non Fino a sera, adesso non me lo ricordo quante ti ore ricordo. stavo. Mangiare, mangiavate sul posto di lavoro? Non mi ricordo, Non ti non ricordo. mi ricordo. Non importanza. Era un lavoro molto duro? No, lì duro era quello, il Kabel Telecom, perché faceva freddo, nevicava, pioveva e dovevamo lavorare, ma lì eravamo al coperto, solo c'erano le botte dell'Obermeister, come vedevi che arrivava, dovevi arrivare poi e mettere a posto. E una notte ci hanno portati sul piazzale del campo di concentramento, proprio dalla parte dove c'era lo stabilimento della lavorazione. Della messa qui. C'era un palco con una forca, un palco dello Stato Maggiore, lì tutta la SS, il comandante, un sacco di soldati. Poi è venuto un prigioniero, hanno letto il capo d'accusa, aveva sabotato questi apparecchi che noi avevamo tutti quanti lavorati e fatti. Dopo l'Obermeister passava con un apparecchio, faceva isolazione, contatto, controllava che il lavoro era stato fatto bene e lo sigillava. Questo era un ufficiale russo che aveva trovato il sistema, dopo che erano stati sigillati, di manometterli. Cioè, è stato scoperto, sabotaggio, è stato impiccato. E io ho assistito la prima volta in vita mia all'impiccagione di una persona, la paura, dico, finisce male. Disse, ci alzava solo il cappello, disse, lo svitagna, tovarisci. Allora, alzato lo cappello, il corpo comincia a vibrare, tutto quanto a vibrare. Aggiunto là, e a un certo momento il collo si è piegato da una parte. È finito, è cominciato a sentire loro a sghignazzare, a ridere. Poi siamo andati avanti così, l'infermeria. Adesso non sono intervenuto, l'ultima volta che sono venuto lì All'8 settembre. all'8 settembre, che c'è stato un momento che il presidente Pavia aveva accennato che quelli che erano ritornati, che eravamo stati, perché eravamo ritornati. Allora io mi avevo alzato, in poche parole, che una fortuna era stata che io perlomeno non ho avuto mai un malessere, non mi sono sentito mai male, tifo petecchiale, dissenteria, sciai serai, pieni di pidocchi, vestiti sempre con vestiti di giorno, dormivi vestiti di giorno e notte sempre con quei vestiti, i pidocchi. C'era il lowest control, il controllo dei pidocchi.
ci dovevamo presentare a torso nudo con la camicia davanti a una fila di detenuti come noi, tutti seduti, tu ti dovevi presentare con la camicia. E loro controllavano se c'erano i pidocchi. Se c'erano i pidocchi era fatta. Andavi alla disinfezione, i vestiti, tutto quanto era. Nonostante ciò, i pidocchi c'erano sempre, come c'erano i cimini della Regina Cielo. Ecco, la fortuna è stata che io perlomeno non mi sono mai ammalato e nemmeno quelli che sono ritornati hanno avuto questa fortuna, perché andare all'infermeria voleva dire non uscirne più. L'infermeria era la revir, guai a entrare dentro, non uscivi più. Sul tetto della cucina del campo di concentramento, che si vedeva di questo tetto da tutto il campo, si vedeva da lontano, c'era una scritta, e lui c'era pieno di scritte, Sauberkeit und Ordnung. Es gibt einen Weg zur Freiheit. C'è una strada verso la libertà. Noi non sapevamo qual era la strada per la libertà. La ciminiera del forno crematorio, da quando sono entrato là dentro, ha sempre fumato. Quella era la strada. La mattina all'appello, quanti rimanevano su. Chiamiamolo letto, così rimanevano che non stavano bene, che si sentivano male. Il capo baracca che but gli buttava l'acqua addosso, i secchi d'acqua. Quando ritornavamo dall'appello, trovavamo fuori dalle baracche i cadaveri di quelli che nella notte erano morti, accatastati, non solo, ma quelli che si suicidavano. E i reticolati lì, c'era la corrente ad alta tensione, nella notte più o meno si alzavano e si andavano a buttare là sopra. Allora la mattina passando, mentre andavamo all'appello, vedevi questi corpi aggrappati lì, morti. Un'altra cosa. Il campo di concentramento doveva essere illuminato la notte e a giorno, tutta la deliminazione di tutto il campo di concentramento. Gli americani che se ne erano accorti, gli faceva da punto di riferimento. A un passo c'era Monaco di Baviera. Allora i tedeschi che hanno fatto? Hanno spento le luci, non era il campo di concentramento, lo dicevo. Noi abbiamo avuto anche un bombardamento, per sbaglio, insomma, che. E più che il bombardamento, tanti sono stati danneggiati dalla contraerea, dalle schegge della contraerea, le ferite, i morti che ci sono stati. E tu hai lavorato fino alla fine No, oppure no? non so come, dopo sono passato in cucina, in Kiche, Kartoffelscheller. Cioè tutto quello che c'era da fare, scaricare i vagoni di patate, di carote e rape, oppure dei carri che portavano fuori dalla cucina, noi da dentro la cucina, che stavamo al caldo, che il vapore che c'era, che non ci si vedeva il vapore che c'era, uscivamo con la neve, col freddo intenso che faceva, non so come, lo sbatto di temperatura. Ecco, per dire la fortuna che uno non si è mai ammalato. Scarichè, poi prendevamo queste patate, le portavamo dentro. Dentro c'erano dei vasconi grandissimi, prima in uno, poi in un secondo, in un terzo, e in piedi sul bordo di questi vasconi con delle pale a rimuovere queste parole della nave, e poi si passavano all'altro vascone appresso, fino a che venivano pulite. Poi passavano alla pulizia, che era chiamato Kartoffelscheller, cioè la pulizia delle cose, e poi passavano lì alla marmitta era immensa, alta, grande, gli girava tutto intorno, c'era la scala per arrivare sopra a questo marmittone, ce n'erano tante di queste, una cosa grandiosa.
Eravamo 30.000 là dentro, fino all'ultimo giorno non ci è mai mancato da mangiare, bisogna dire questo. La zuppa non è mai mancata. Il pane? Il pane tedesco era costampigliato sopra la data della costruzione, cioè il mese e il giorno, c'era sempre di un mese prima, un mese, 2 mesi. Questo pane a noi che lavoravamo era 17-18 persone, ci capitava una fettina così, era il brodo zai la mattina insieme con quella cosa lì. Salame che non era la pelle come il salame, la pelle era di carta e sta carne era flaccida, non ho mai capito la provenienza di questa carne. So solo che dopo i mesi che stavo là dentro ho conosciuto Don Giovanni Fortin. Don Giovanni Fortin era un prete che stava a blocco, noi stavamo a blocco 25 e loro stavano di fronte a noi, c'era il blocco 26. A loro, come concime, gli davano la cenere che rimaneva dai corpi bruciati. Io l'ho visto alla fine quando ci hanno liberato gli americani il forno crematorio. Io ho visto solo la ciminiera che ha fumato. Quando ci hanno liberato gli americani ho visto le montagne d'ossa. Perché dice che dal corpo rimaneva cenere e ossa, cenere e ossa. Con l'ossa ci facevano i lampadari, le maniglie delle porte, stampelle e altri lavori. E la cenere veniva data e la cenere ai preti che avevano le piantagioni. I preti lavoravano nelle piantagioni, oltre agli italiani, tutti i preti di tutte le nazioni lavoravano nelle piantagioni e come concime gli davano la cenere che era rimasta dai campi, dai corpi bruciati. E tu in cucina come mai sei arrivato? C'erano altri italiani o eri solo? Sì, c'erano altri italiani, c'era un Odello Bacchia, mi ricordo che era un italiano come adesso, che adesso è diventata Jugoslavia, Ah, insomma, sì, dell'Istria. sì, e c'avevo vicino c'avevo Leopoldo Torlonia, Che lavorava con te. che lavorava lì, ma lui era un signorino, era gracilino, e lo canzonavano pure, io lo difendevo. Ascolta, e poi quando si avvicinava il fronte, l'avete saputo, l'avvicinarsi del fronte militare, degli alleati che arrivavano? L'abbiamo saputo in questo senso, che si sentiva in lontananza il cannone. C'erano degli aerei che volavano a bassa quota. La sorveglianza era meno cattiva di prima. E poi le evacuazioni dai prigionieri come noi che venivano non so, da Buchenwald, da Mauthausen, insomma, da altri concentramenti che erano proprio quelli che si sono salvati, perché, e quelli che abbiamo visto in televisione, dentro i vagoni, erano quelli lì, erano. Quelli che arrivavano dai campi E evacuati. da lì abbiamo saputo che la guerra, insomma, che la Germania era accerchiata. E loro, i prigionieri, invece di lasciarli liberi, di farli occupare e prendere da Houthi o da americani, per dire, se li portavano appresso, sì, si restringevano e non li lasciavano, li portavano appresso. Facevano questi trasporti, poi magari abbandonavano questi trasporti, questi vagoni dentro, senza mangiare, senza niente. Questo è successo all'ultimo, a parte poi quello che hanno fatto. Cioè il campo di concentramento nostro non era di sterminio, era il primo campo di concentramento dall'avvento di Hitler, era dei politici che erano contrari a lui. Da Conte il Duce li mandava al confine, gli scappava in Francia, il maggior parte scappavano in Francia, oppure gli mandava all'isola di Ponza, al confine, capito? Invece lui noi mandava in villeggiatura in tal campo di concentramento. Era nato così perché era per 5.000 persone. Ogni
Ogni prigioniero aveva il suo armadio, il suo lettino e lavorava, faceva tutto quello che faceva. Poi dopo ci hanno cominciato con i delinquenti, con i criminali e con, per dire, i gabinetti. Il gabinetto non era singolo, il gabinetto era un salone, era immenso, con tutte le tazze tutte in fila e c'era Heinrich che era il custode. Allora pioveva, nevicava, perché in baracca non ci dovevi stare, gli stavi all'acqua, al ghiaccio, lì tutti attaccati, tutti appoggiati uno con l'altro, quando non lavoravi, non avevi un lavoro. Allora entravi dentro per andare al bagno, tu andavi al bagno per non uscire più, per dire. Invece lì c'era Heinrich, che era il custode del bagno, che luz, luz, che va via, oh, ma che stai a fare qui, qua in mezzo, via, via, per dire. E chi era? Heinrich era il matto del paese, ha visto per i paesi quelli, e Heinrich erano di quelli. Allora c'erano i criminali che, e lo scudetto era verde, e lo scudetto era verde, e poi c'erano anche i pederasti, era rosa, anche i pederasti era rosa. E poi c'erano testimoni di Geova, non so se li hai incontrati lì, i testimoni di Geova, No, non mi ricordo che adesso. avevano, mi sembra, il triangolo viola, mi sembra. Sì, E poi c'erano ebrei, non ce n'erano ad Dachau, no. vero? No, non ce n'erano. Tedeschi, prigionieri politici, forse questo della cucina era uno di quelli, quello che tu dicevi essere il cuoco, probabilmente era un tedesco che era lì come oppositore politico di Hitler, Numero 70, numero 70. numero 70. Era un signore, era un signore. Ascolta, quando sono arrivati gli americani, mi vuoi raccontare la liberazione del campo? Allora, era un sabato mattina, evacuazione, si sentiva sparare tutto intorno, compagnia bella. 6.000 di noi, l'ho saputo dopo che erano 6.000, con una coperta e una fetta di pane, sono usciti dal campo di concentramento, evacuazione, sabato. Domenica mattina altri 6.000, 5.000 più o meno, non so quanti erano, c'ero in mezzo pure io, evacuazione, senza sapere, evacuazione. A un certo momento è venuto un gran temporale, come avveniva lì, da un momento all'altro che c'era il sole, mica come da noi a mesate abbiamo il sole. Lì c'era il sole, da un momento all'altro, certo diventava tutto nero, pioggia, grandine, vento forte, tutto. È successa una cosa del genere. E invece di uscire ci fu un fuggi-fuggi, sotto questo grandinare, vento, acqua, vento, ti dico, tutto nero. E siamo nelle baracche quando a un certo momento c'è stato un urlo, americani, americani, si sentiva sparare intorno, americani, americani. Allora, dalle baracche siamo usciti di corsa tutti lungo il viale per andare su piazzale a vedere questi americani. I tedeschi, quelli che stavano sopra alle torrette, che hanno combattuto contro gli americani che stavano, a un certo momento hanno girato le mitragliatrici e hanno sparato sopra di noi. E lì è successo un altro. Un'altra strage. Poi c'è stata la fine, proprio la fine dell'occupazione. Sono entrati gli americani con le jeep. Io la prima volta ho visto i soldati americani con la jeep e una donna militare con la macchina da ripresa che riprendeva tutto quanto. Al momento, sono le torrette quelle che stanno adesso lì al campo di concentramento, non so quelle, l'hanno rifatte, non so quelle. Come pure hanno rifatto una baracca con i masugli di roba che era rimasta, ma non c'è rimasto più niente. Loro volevano far sparire tutto quanto, se non era non so chi è che ha mantenuto il campo, loro volevano far sparire tutto. Allora, Loro chi? Anche gli americani volevano, o i tedeschi? Tedeschi di sicuro, sì, i certo. tedeschi, Però quando loro sono andati via, gli americani hanno trovato il campo con tutto.
C'era il forno crematorio, era tutto lasciato così, non hanno sì. distrutto niente. Allora erano rimasti vivi, feriti, vivi, mi ricordo, sulla torretta vicino all'entrata del campo di concentramento dove mi trovavo io, c'era il tedesco che era rimasto riverso sopra la mitragliatrice. Stava in mezzo dei lavori, non so se era ferito o se era morto. E gli americani che sotto sparavano ancora sopra e poi sono cominciati a scendere quelli che erano rimasti vivi da questa torretta, con le mani sulla testa. Allora gli domandavano se erano della SS, allora vedono perché Nix SS, e strappavano la camicia sotto, tutto quanto ce l'avevano tatuata, e ce l'hanno dati a noi. E lì, in un momento, che un calcio, che una botta, io mi ricordo che a stompaglie sopra, con i tocchi di legno, poi lungo il campo di concentramento, oltre al filo spinato e la corrente ad alta tensione, c'era un fosso, come ai castelli, un fosso con l'acqua. Allora questi corpi di questi tedeschi venivano presi, buttati dentro il fosso, riaffioravano. Quando riaffioravano, gli americani gli facevano saltare tutti i cervelli, quello è l'unica cosa che abbiamo fatto noi, perché noi quando stavamo dentro dicevamo che se ci riusciva a uscire vivi da là dentro avremmo terminato, ammazzato tutti quanti. Dopo pochi giorni non abbiamo pensato altro che venire a casa e basta. Invece i russi sono usciti fuori e hanno decimato chi incontravano. Sono stati più di carattere, insomma. Poi, Sono stati molto perseguitati, sì. un sacco di malattie. C'è stata la rioccupazione del campo, dal campo che prima era tedesco, era diventato degli americani. Tutto il campo è stato recintato dai soldati americani. Nel campo entravano le autorità di tutti i paesi a prendere i nomi di tutti e portare aiuti. E mi ricordo che entravano le, come si chiamano? Croce Rossine? Sì, ma l'autisti avevano Le infermiere, le i infermiere, medici, avevano tutti quanti la mascherina. con i guanti e come si chiamano? Per portare i feriti, le Alle macchine, barelle, no, le barelle, le macchine, le le ambulanze. ambulanze americane a passo proprio leggermente, piano piano, che caricavano tutti quanti e piano piano li riportavano, e tutti erano tutti. Poi ci hanno cominciato a fare delle iniezioni, ci hanno cominciato a dare da mangiare, ci hanno dato dei pacchi che dentro c'era la carne in scatola, c'era la marmellata, la cioccolata, che noi. Chi aveva visto più, capirai, c'è stato chi, cioè, è morto, chi si è inteso male per quella roba lì. Un'altra cosa, noi non potevamo né ricevere posta né scrivere. La Croce Rossa Internazionale, gli altri ricevevano pacchi dalla Croce Rossa Internazionale. Noi, gli italiani e i russi, non abbiamo mai ricevuto niente, mai niente. La resistenza nel campo l'hai incontrata? La La resistenza, l'organizzazione di resistenza nel campo di Dachau l'hai è incontrata? quella che gli ho detto che mi Sì, hanno e dato questo dei pa però non hai mai avuto e occasione poi di. io penso che loro sapevano tutto di chi entrava, perché ognuno di noi era accompagnato da un foglio che diceva di eri, che non eri quello che aveva, e bene, si è salvato tutto. L'archivio che sta là, io quando sono ritornato in campo di concentramento mi hanno ritrovato, tutto io c'ho la fotocopia, come pure, Invece scusi, si è salvato pure a Via Tasto, io risulto a Via Tasto, non mi sono mai preoccupato di andare lì e farmi fare una fotocopia e compagnia bella, adesso. Il fatto che ci stanno tutte queste cose che mi chiedono,
Adesso io gli vado come posto a Via Dazio, quando è aperto, gli do il nome, mi faccio fare la fotocopia in tedesco, l'archivio di Via Dazio. Cioè. Racconta un po' il tuo ritorno. Ritorno è stato che io dopo eravamo in quarantena non potevo uscire nessuno, io mi sentivo bene, mi sono stancato là dentro. Dove eri in quarantena? Sempre ad Dachau? Dachau Sei rimasto lì, era in dentro il quarantena, era campo? tutto circondato, io ho detto eravamo vaccinati, là. Allora, che ho fatto? Ho preso i nomi di 17 romani, veri romani, perché lì, mentre eravamo nel campo di concentramento, mi dicevano che c'era un prigioniero che era romano, che stava alla baracca così, così, così. Allora io andavo a vedere sto romano, invece era dei Velletri, era dei Frosinoni, che era romano. Allora, 17 nomi di romani, fra cui c'era Mario Sbardella che abitava in Trionfale, e mi sono messo una mattina a un angolo del campo e c'erano le sentinelle americane dislocate, una qua, una là, e compagnia bella. Allora vado dalla sentinella, mentre lui stava lì, dall'altra parte, gli faccio io mamma, io italiano, voglio andare a casa, mi fai passare. Uno, due, tre, quattro, ogni 2 ore c'era il cambio della sentinella, un po' più, un po' meno. E a un certo momento il soldato americano, lì che da salta passo giù e camminare, si mette seduto, se ne va a casa, appoggia il mio avvertello, io mamma, io volevo. Mi fai scappare, io, mamma, italiano, mi guarda, mi fa capire, dice che se io le faccio pure passare, dice quell'altro, dice poi si spara. Io, mamma, io qua e là, a un certo momento si è alzato in piedi, si è messo a camminare, si è messo in mezzo, poi a un certo momento mi ha fatto passare. Mi sono trovato a Dachau, in Germania, che io ero arrivato col treno, dentro al campo di concentramento e basta. Gente che passava da tutti i tipi. A un certo momento due ragazze, due signori, fanno come? Effinger, dicevo, italiano, 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 come? Vieni con noi. Sono stato un paio di settimane lì con queste qui, erano due cognate. Una delle due era sposata con un ufficiale tedesco che era morto, a casa era piena di fotografie, di divise, di storie tedesche, c'era BMW, lì, la compagnia bella. M'hanno lavato, pulito, m'hanno vestito. E a un certo momento mi sono stancato, e a un certo momento ho detto io, grazie di tutto. Ritorno a casa, a Roma, mamma, i pianti e compagnia bella. Mi ero proposto da ritornarci, per dire la verità, invece dopo 50 anni ci sono ritornato. E ho cominciato a camminare diretto verso il confine. Per strada mi sono unito con altri italiani, anche loro andavano verso il confine, a piedi, in bicicletta. Con tutti i sistemi, un avvicinamento al confine. La cosa che mi è rimasta impressa, nei paesi che attraversavamo, le truppe americane che davano da mangiare alla popolazione, la popolazione che era fatta dai vecchi, vecchie, donne, bambini e compagnia bella. Dai camion che passavano i pacchi, il pane, quello che era. Loro in silenzio uno dietro l'altro, in silenzio uno dietro l'altro, prendevano questa roba e andavano via. Fosse successo da noi, sai che sarebbe successo finimondo. Capito? Poi a un certo momento, quando stavamo quasi, mi ricordo Bad Telse, non so che era, su una strada,
ci fermano gli americani. Eravamo in quattro, uno di Genova, Bidau, poi c'era Canaletti di Bari, mi ricordo, uno di Firenze, Bigalli. A un certo momento c'era un telefono all'albero, fanno la telefonata, via un camion, ci caricano a noi e altra gente che avevano fermato e ci portano dentro una caserma, la caserma dei soldati tedeschi, che però era una caserma. Dentro che c'era? Un altro campo di concentramento. Tutta gente che voleva passare in Italia, russi, polacchi, francesi, donne, tutta gente che voleva passare al confine rimaneva lì. Gli italiani venivano a commissione, ci prendeva e ci faceva passare, capito? Non facevano passare tutti, solo gli italiani e ci consegnavano a. Infatti, dopo non so quanti giorni, con dei camion portati da americani, portati da negri e compagnia bella, a un certo momento, da lontano si vede confine di Stato, la Che bandiera. mese era? Aprile ci hanno Sì. liberato, a fine d'aprile, il 29 aprile ci hanno liberato. E sarà stato aprile, maggio, dopo un bel mese. Fatto presto però, perché tanta gente ci ha messo mesi e mesi prima di tornare. Sei stato uno dei primi a ritornare. Io così sono Sì, ritornato, sì, sì. io parlo, dico così, adesso non so, forse Giugno. aspetti un momento, devo avere ancora a casa, che mi hanno fatto un foglio a me, mi hanno fatto un foglio che già è ciclostilato, stampato proprio per la bisogna, per quel momento, e io ce l'ho ancora, che lì c'è sta senza meno la data. Della consegna da parte degli americani a noi italiani. Sei arrivato al confine, poi sei entrato in Italia, come hai fatto arrivare fino a Roma? Pavia Voghera, Voghera Genova. In treno. No, il treno l'abbiamo preso a Genova e il treno era portato, era. Le motrici erano motrici americane che andavano a naftta, no, non era elettrico, non era a vapore, pensi, erano americane quelle motrici. E sono ritornato il giorno di Santa Rosa, era il 18, non so di che mese. Di giugno forse. Ah, settembre, Settembre, tutta l'estate. il giorno a Piazza in Piscina, c'era la chiesa di Santa Rosa. No, io mi ricordo che era estate, non era settembre. Beh. Comunque io, mia madre è morta, mio padre è Quando morto. sei tornato, sei arrivato fino a Roma in treno? No, con Sì, cosa? sono sceso dalla stazione di Trastevere, sono arrivato a piedi fino a Trastevere, a Lungotevere. Da Lungotevere da Ponte Quattro Capi mi sono fermato e mi guardavo la piazza, che c'era la festa, e c'era la festa forse mi sbaglio il nome, di Santa Rosa, un altro nome, che davano pure il pane, mi ricordo. Ma questo io San volevo. Giovanni? No, San Giovanni non c'è. Mannaggia, No. la miseria. E così a un certo momento la gente mi ha riconosciuto, mi sono trovato circondato da tutti quanti, moglie, mio padre, mia madre, baci, abbracci, e mi hanno portato sta ragazzina che c'era sotto, e immaginate quando sono entrato a casa, il letto molleggiato lì. Poi dopo tanto tempo ho cominciato a lavorare, sono stato all'unità. Facevo la autista, facevo la spedizione che prima l'unità non arrivava in Toscana. Allora si stampava qua a Roma, la notte appena caldo caldo il giornale sfornato, con due camioncini la portavamo a Firenze. Poi un giorno facevi la spedizione, questo viaggio, poi ti riposavi, lo facevano altri. Poi facevo. Finito di stampare il giornale, tutti gli impiegati, i redattori, la notte che finiva il giornale, li accompagnavo ognuno a casa.
Io ho fatto la prima campagna elettorale in Sardegna con Velio Spano, direttore allora dell'Unità. Dopo Velio Spano, Mario Aligada ha fatto l'audito di Mario Aligada. Poi, non mi ricordo, insomma. E poi ti sei sposato? Pensi che, scusa, il Trastevere ha dato all'Unità lì, al giornale, anche al direttivo, parecchi, secondo erano i cugini che abitavano lì sulla piazza. Adesso in televisione c'è una figlia su TG3 che fa le Che fa le interviste, interviste. aspetti, allora, amministratore era De Renzi, soprannominato il biondo corsaro, tutti i soprannomi c'erano. Poi dopo è passato Pietro Clementi, che era sempre lì della piazza. Possibili, fratelli, non mi ricordo il nome di questi qui. Vabbè, ecco. Ecco, e poi ti sei sposato? Mi sono? Sei sposato? Sposato. Sì, mi sono Hai avuto sposato. dei figli? I tuoi figli sanno la storia del campo, Sì. gliel'hai Sì, raccontata? l'ho portati a Via d'Asso una volta che ho fatto vedere una delle celle che sono rimasto lì e lì ho saputo che c'era l'archivio. E quanti Ah, anni hanno questi ragazzi adesso? Dopo? adesso c'è un figlio che ha 33 anni una femmina che ce n'ha 48, perché mia moglie diceva una e basta, poi dopo tanti anni si è accorta che una era poca. Abbiamo questo ragazzo che ha 33 anni, lei invece quell'altra ce n'ha 48. Ah, era un particolare, siccome c'era la carta sopra, ancora la carta degli appartamenti, no? E io avevo una spilla sulla giacca, su quella spilla, con quella spilla io ho fatto dei disegni, una casa, con la fumaiolo che fumava, per dire, una nave, A Via Tasso a Via questa. d'Asso, sulla carta. E sono rimasti? Io a quelle che ci sono andate non le ho trovate. No, Io non mi perché. ricordo il piano di Via d'Asso, non mi ricordo che piano stavo, mi ricordo solamente il corridoio lungo e che stavo sulla cella a destra. Credo fosse il primo piano. Mi ricordo che si sentiva lo stridore del tram che girava da Viale Manzoni alla curva e le rotaie, e da lì sapevamo che erano le 7 del mattino, oppure quando alle 5 non si sentiva più il tram che c'era il coprifuoco. Vuoi chiudere questa intervista con un ricordo che ti è particolarmente vivo? Un ricordo che Che ti è particolarmente importante? Che ti ricordi proprio spesso di una cosa che ti è successa, la cosa che più ti è rimasta dentro il cuore di questo tuo anno a passato? me mi è rimasto impresso di tutti i compagni, di tutti gli amici che da un giorno all'altro non li vedevi più. E io, da quando sono ritornato, che mi so tante volte quando stavo giù a Via del Tempio, io ho perso le giornate laggiù a leggere gli elenchi di quelli ritornati, di quelli di notizie, insomma, dei compagni che senza sapere da un giorno all'altro, da mattina, non li vedevi più, non si sapeva più niente. Quello, quando io sono ritornato al campo di concentramento, ho provato una forte emozione e ho pianto, proprio pianto tanto, perché proprio il ricordo di tutta questa gente lì che è sparita. E io, per la sopravvivenza, appunto, volevo dire lì l'8 settembre che la salute, la fortuna, la salute, che uno non si è mai ammalato con tutte le malattie che ci sono state. Un giorno, in un mese imprecisato, mentre eravamo lì a lavorare nella cucina, a un certo momento è venuto dentro un gruppo di pezzi grossi tedeschi che portavano uno di noi, un detenuto come noi.
E hanno intimato a due, ai primi due che gli sono capitati vicino di prendere questo prigioniero, di mettergli la testa, c'erano i vasconi per il lavaggio delle carote, di prenderlo a gesti, gli hanno fatto capire che dovevano, questi sono rimasti interdetti, si sono rifiutati. Cioè, allora hanno tirato fuori le pistole, hanno cominciato a inveire, a strillare, a urlare, e questi sono stati costretti a prendere questo. E a mettere la testa dentro l'acqua fino a che ha scalciato, e poi non hanno fatto l'appello a tutti gli italiani sul campo di concentramento, sul piazzale. Questo i generali italiani hanno C'erano fatto dei questo. generali italiani che erano venuti ad arruolare noi, che ci facevano uscire dal campo di concentramento, avevamo finito, e passavamo nelle truppe a combattere e a uscire. Io, come tanti altri, non ho aderito, sono rimasto fermo sul posto, invece quelli sono andati avanti e sono usciti a fare la guerra. A qualcuno è uscito. Sì, sono uscito. Dopo un po' di tempo fui chiamato in un ufficio lì della SS. Mi è stato detto che io ero un nemico della Germania. Tu fai, tu bist fai, sei un nemico della Germania. E come nemico della Germania, quando è finita la pena, non uscirai mai, tu finirai 2 giorni in campo di concentramento. E infatti l'ordine era di non lasciarci vivi tutti questi dei campi di sterminio. Loro, fino all'ultimo, quei 6.000 che sono usciti, ne hanno trovati tutti morti in una brughiera. Sì, Leopoldo Torlonia deve essere morto così.